Io chiamerei l'eroe di questa serata, ovvero Masciangelo, che ha avuto il merito di calciare il rigore che ha regalato la salvezza al Pescara. Edoardo, inutile girarci attorno, per te è stata una soddisfazione immensa. Rigore che vale la Serie B, la salvezza per il Pescara. Sì, è un'emozione bellissima. Sono stato scelto per battere l'ultimo rigore, mi hanno chiesto se me la sentivo, io subito ho detto di sì. Perché... Grande freddezza. Sì, perché dopo una stagione così lunga, dove veramente sono orgoglioso di quello che ho fatto, di non aver mai mollato né mentalmente né fisicamente, ho detto se non mi prendo questo momento come va, nel senso ho pensato più al fatto che potessi godere dopo questo rigore, quindi appena me l'hanno chiesto subito io ho detto, anzi mi sono proprio proposto io per battere il quinto e ho detto se non mi prendo questa gioia... Non me la volevo proprio prendere, è stato il coronamento di una stagione lunga e intensa, un po' difficile, però poi è stato tutto bellissimo come è andata a finire. Quando sei arrivato sul dischetto hai guardato in faccia Vicario, hai visto quella porta che forse sembrava stringersi e poi hai mirato all'incrocio. Sì, è stato un rigore insomma decisivo, il quinto è sempre difficile. Però onestamente ho pensato più al fatto che lo segnassi, che potessi gioire insieme ai miei compagni. Questo mi ha aiutato a battere, mi ha reso il rigore più semplice e quindi è andata bene alla fine ed è stata un'esplosione di gioia. Per chiudere si guarda al futuro, per Masciangelo il futuro è a tinte bianca-azzurre, tu sei un giocatore del Pescara. Sì, io ho altri anni di contratto, adesso... Sì, sto bene qui, quindi adesso parlerò col presidente, sarò insieme a lui, sto benissimo qua, quello che vorrà fare il presidente io lo farò. A proposito di questo finale di campionato, tu non avevi mai giocato con Sottil tecnico, sì. Sottil è arrivato a Pescara, ti ha dato grande fiducia, ti ha sistemato nella zona del campo dove evidentemente preferisci giocare, insomma nei play-out soprattutto. Sì. Pardon, nei play-out. Sì, perché col mister non avevo mai giocato prima, mi ha messo solo le ultime due partite, però è andata bene, dai. L'ultimissima la dedica per questa salvezza? Ah, alla mia famiglia, non c'è, veramente a loro, perché onestamente è stata una stagione lunga, tortuosa, faticosa e io sono sempre stato insieme a loro. A mio fratello Nicolò, che mi ama più di ogni altra cosa al mondo, a mia mamma, a mio papà, giuro è un momento che mi fa emozionare questo perché penso che loro stiano esplodendo di gioia più di me, al mio cane, al mio cagnolino Pedro, quindi tutta per loro.